Continua la risalita per l'Alessandra 2023, anche in quel di Trento, gli uomini di Mr. Banchini hanno conquistato un importante punto salvezza, riuscendo a equilibrare con Gazzul le sorti di un incontro che stava prendendo una brutta piega. All'inizio non abbiamo avuto un atteggiamento giusto, infatti, commentato il mister, ma credo sia normale dopo due gare in pochi giorni. Abbiamo preso gol su palla inattiva e questo mi ha fatto arrabbiare. Ogni volta che c'era un corner per loro c'era quella sensazione di pericolo. Sistemando questo e facendo dei cambi, nel secondo tempo la squadra ha avuto. Più voglia di andare avanti. È un punto importante che ci dà continuità e dimostra che la squadra crede in tutto quello che fa. E Domani sera si torna in campo al Moccagata davanti al pubblico amico contro l'Atalanta Under 23, ore 20 e 45. E poi ancora incontro Casalingo sabato 4 novembre alle 16.15 fra Alessandria e Triestina. Belle notizie in arrivo dal basket. Con la netta vittoria della Beatrix d'Artona in quelli di Sassari per 79-94, i leoni conducevano la gara fin dalle battute iniziali. Il risultato non è mai stato messo in discussione. Faccio i complimenti alla squadra perché abbiamo giocato una partita molto bella, soprattutto in difesa contro i punti di forza del banco di Sardegna, seguendo quanto avevamo preparato in settimana. Così ha commentato Croce Ramondino al termine della partita: Vincere a Sassari non è mai facile, quindi siamo davvero contenti e vogliamo continuare su questa strada. Esordio casalingo negativo, invece, per la volente pallavolo che veniva travolta dal Cuscaglia ripetere 3 zero, I Sardi hanno sempre mantenuto il controllo della gara. Maggiori approfondimenti nelle prossime edizioni.